Sansone, non confondere con Sansone del Vecchio Testamento, nato nel Galles nel 485, un santo abate, lo accolse nella sua scuola in Galles insieme a un altro Gillas il saggio. Fu ordinato prete dal vescovo Dubricio e desideroso di maggiore nascondimento lasciò il monastero di Santi Litud e si ritirò in guerra dell'abate Pirone nell'isola di Caldei, nella Manica. Qui rivestì la carica di economo e poi di abate, ma non per molto. Degli irlandesi di passaggio lo convinse a tornare nella sua terra, il Galles. Venne ordinato vescovo nel 522 da Dubricio, passando poi in vari monasteri, operò miracoli e convertì dei pagani ancora legati all'idolatria sulla costa del Galles. Imbarcato su una nuova fondazione sull'attuale costa francese, approdò all'imboccatura del Guyul, dove guarì la moglie e la figlia di un possidente di nome Privatus, che gli donò un terreno per la fondazione di un monastero a Dol. Da qui i monaci si diffusero in tutto il territorio della costa dell'antica America e evangelizzò anche la Normandia, fondando il monastero di Pentan. Partecipò al Concilio di Parigi, tenuto sotto Cariberto I, 562-567. Il re di Cornovaglia, Duval, gli concesse per il suo monastero di Dol le isole Normanne. Si spense a Dol nel 565. Il Vangelo di oggi è di Matteo, capitolo 13, versetti 44-46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Due parabole con un solo significato. C'è da osservare che il regno dei cieli può essere inteso il paradiso, l'aldilà, però è meglio comprenderlo come regno di Dio in questa terra. Il regno di Dio in questa terra è la Chiesa. La Chiesa si intende non il Vaticano e nemmeno i papi, i vescovi, i sacerdoti, ma tutti i cristiani, tutti i battezzati fanno il regno dei cieli. Ora, chi vuole entrare nel regno dei cieli e vuole restare nel regno dei cieli, deve vendere tutto. È straordinaria questa dottrina con le due parabole, che possiamo comprendere tutti. Uno che trova un tesoro, un tesoro. Sa che è nascosto in un campo, compra quel campo, tanto già nasconde quel tesoro, perché non lo si trovi. Compra quel campo e si gode il tesoro, ma ha venduto tutti i suoi averi per comprare quel campo. Così un mercante di perle preziose, per comprare una perla rara, vende tutti i suoi averi, tutte le perle che aveva, per comprare quella perla preziosa, rara, unica. Così
è il cristianesimo. Cristianesimo inteso come regno dei cieli su questa terra. Un regno di bontà, di giustizia, di uguaglianza nei diritti e nei doveri. Ed è chiaro che chi vuole far parte sul serio della Chiesa, sto dicendo una cosa importantissima ma anche difficile, chi vuole essere Chiesa, chi vuole essere veramente della Chiesa, deve entrare nella unità della dottrina, nell'operosità della carità, che poi significa abbattere l'orgoglio da una parte e l'unità della Chiesa, di tutti i cristiani, sia abbattendo l'orgoglio, ubbidendo a quello che è il deposito della fede, per tesoro tenuto dai papi, cominciando da San Pietro fino a Papa Francesco. Così anche, non solo abbattere l'orgoglio, ma anche l'idea del possesso. Sia la prima parabola che la seconda, non solo vuole togliere l'orgoglio, ma togliere anche l'attaccamento al denaro, al possesso dei beni, perché quello che ci divide e quello che divide l'umanità sono i soldi, il denaro, l'avidità del possesso. Un musulmano a Palermo che faceva per campare il benzinaio mi disse: Reverendo, non è questione di religione, è questione di soldi. E finché l'uomo sarà attaccato, sarà proprio collegato e posseduto dai beni di questo mondo, è chiaro che provoca divisione, non l'unità voluta da Dio, e il regno dei cieli non si realizza. Per cui ha fatto bene Gesù nel suggerirci la preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, se santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che ha fatto la tua volontà, come in cielo, così in terra. In cielo si fa, in terra non tanto. San Francesco di Assisi, che è vero mercante, figlio di mercanti, è stato un vero mercante, ha saputo bene mercanteggiare, ha venduto tutti i suoi beni per avere la perla preziosa. La perla preziosa non era tanto raggiungere la povertà, la fraternità, dico una cosa che sembrerebbe strana, era avere Dio. Perché del resto tutta la sua vita che ha un percorso di perfezionamento, alla fine della vita San Francesco si è dovuto non solo ricredere su tante cose, ma essere consapevole che se si vuole conquistare il regno di Dio bisogna mettere Dio al di sopra di tutto, al centro di tutti, Dio. Nemmeno se stessi, nemmeno i propri beni, nemmeno i propri cari, nemmeno i propri frati, solo Dio. E sembra una cosa, ma tanto è tanto, deve essere tanto ordinaria che è straordinaria. L'ordinario entra nello straordinario. È tanto semplice quello che sto dicendo, ma quanto difficile praticarlo, abbattere l'orgoglio
e l'attaccamento agli affetti, ai beni, per sostituirle con Dio. San Francesco l'ha potuto dire alla fine della sua vita, come del resto in tanti momenti: Dio mio e mio tutto, chi sono io e chi sei tu, mio Dio. Tu solo sei l'amico, tu solo riempi. E noi riceviamo questa benedizione perché possiamo essere consapevoli di questa realtà. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, questo San Sansone, monaco e vescovo del V secolo, e tutti i santi e tutti gli angeli a capo San Michele Arcangelo. La benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente gli ammalati più sofferenti, per quelli che devono assisterli, poi per i poveri che comprendono dove sta la vera povertà, perché, diceva San Francesco, non è vero povero chiunque non rinuncia alla borsa della sua volontà. Pace e bene. Cerchiamo di acquistare il regno di Dio sulla terra. Venga il tuo regno.